Volevo dire una cosa, che le signorine di British Airways, oltre ad essere stragentili, sono anche grandissime gnocche, quindi grazie. Sì, ha finito tutto, buongiorno ragazzi, si sta tornando a casa, no. Vai. Sei pronto? Sì. Ah, la luce. Bye bye casa. Ciao casetta. Ciao signore. Sorry. Chiuso. Sono arrivato un po' presto, così riesco a fare tutto con calma. Sono completamente solo. Ragazzi, bello di essere tornati a casa, sto proprio bene, ci voleva. L'aria qui è molto più pulita. Io stacco qui il vlog di oggi, lo riprendo domani mattina, per il semplice fatto che sono veramente distrutto. A tra poco, cioè, io vado a dormire adesso, capito? Guardate il ciuffo. Buongiorno ragazzi, come state? Allora, in questi giorni non so neanche da dove iniziare. Mi avete fatto talmente tante domande, io non potevo rispondere perché ero a Londra, perché ero via. E sono stato via praticamente 10 giorni da casa e sono successe un botto di cose. Partiamo dal fatto che il raduno era una cosa assurda. Che il Mazza ha fatto sold out in 2 giorni. Che abbiamo fatto crashare eBay, che abbiamo fatto crashare il sito di AssoK. Che non tutti sono riusciti a prenderlo. E mi dispiace, che a moltissimi piace, che la qualità è superiore alle aspettative di tutti, perché tutti dicevano qualità bicycle, invece no, vi arriva una qualità assurda. Poi sono andato a Torino una notte, sono andato con Carla, Debbie, Arts e Virginia, la mia manager di Buzz My Video, e vi lascio i loro link in descrizione se volete andare a vedere i vlog che hanno fatto sui loro canali, che sono fantastiche. Poi da solo in mezzo a 3 donne, sapete. Siamo andati a Londra, il primo giorno era abbastanza un casino perché ci eravamo persi, vabbè, insomma, eravamo soltanto io e Carla. Siamo andati a Buzz My Video, la sede del nostro network, abbiamo fatto dei meeting dove parlavamo dei nostri canali, delle cose che si possono migliorare, dei contenuti, dei video, di tutto quanto. Più che un viaggio di vacanza era un viaggio di lavorativo, perché ogni giorno eravamo praticamente lì a parlare di YouTube e creare contenuti, quindi tante cose. Siamo andati allo YouTube Space, il video dello YouTube Space non posso metterlo ancora perché deve essere mandato in approvazione, perché lo YouTube Space è un'area riservata, bla bla bla, le riprese dentro non si possono fare. Quindi sono qui per dirvi grazie innanzitutto perché abbiamo fatto sold out, e poi volevo farvi vedere un paio di cose che ho acquistato a Londra, in particolar modo le cose che interessano a noi maghi. Ah, volevo ringraziare questo ragazzo qua che ha fatto questo disegno spettacolare, grazie mille. Gli altri disegni che mi avete dato al raduno di AssoK non mi sono ancora arrivati perché li ho lasciati da Asso, che deve spedirmeli, e quindi bla bla bla, mille storie. È bello però parlare così la mattina con la tazza di tè, no? Allora, io partirei da questa cosa qua, che secondo me è fantastica. È un libro, anzi, neanche un libro, un'agenda. Vedete, guarda, guarda come si apre. Aspetta, si può vedere? Così, tac. Tac. C'ha tipo questo qua, un occhio, e dentro è completamente bianco dalla prima all'ultima pagina. Era talmente bello e ho detto no, voglio costruirci un gioco di magia sopra con questo. Non so ancora cosa ci costruirò, ma sicuramente ne valsa la pena. Poi ho preso anche dei regali per mia sorella, ho preso delle maglie, delle felpe, delle agende di Harry Potter, la mappa del malandrino che avete già visto, vabbè. Ma il pezzo forte è quando siamo andati a Portobello, che è una via piena di mercatini, no? Proprio quelli vecchi, quelli belli, quelli dove c'è un casino di roba che non sai neanche tu dove mettere le mani da quanta roba c'è. E io stavo cercando delle monete d'argento. Le monete d'argento per
i prestigiatori sono cosa più bella che ti può capitare nella vita, perché hanno un grip particolare, perché non scivolano, perché sono più luminose, poi sono anche più belle. E io ho due set di monete d'argento, però volevo qualcosa di diverso. Quindi cosa ho fatto? Ho passato tutte le bancherelle a chiedere: do you have silver coins, please, silver coins. Cioè sembravo veramente un mendicante di monete d'argento. Fino a che sono arrivato in una bancherella che aveva soltanto monete quarti di dollaro piccoli d'argento. E ho comprato questo, che è un quarto di dollaro Liberty, vedete? Pam. Così. Ed è piccolissimo però, è veramente piccolo. Però già mi aveva dato la carica, ho detto no, ci sono finalmente, adesso voglio svaligiare tutto. E questa cosa qua me l'hanno quasi regalata, perché il tipo era un po' vabbè. Poi invece ho visto una bancarella e ho detto no, questa deve per forza avere monete. Io c'erano tipo... E c'erano tipo due cesti pieni di monete e io ero lì tipo un cane, no? Che facevo così per trovare le monete d'argento. Dove sono? Dopodiché chiedo alla ragazza: avete per caso monete d'argento? E la ragazza fa: here. Mi indica uno scaffale ed era solo pieno di monete d'argento. Io ho detto no, non ce la faccio, non ce la faccio. E ho cercato le monete che piacevano a me e ho trovato queste due, che sono $2. Questa che è invecchiatura originale, così e così, ed è dimensione dollaro, dimensione Morgan. E questa invece che è uguale identica, soltanto non invecchiata. Queste sono da pulire, da softare. E per queste due le ho pagate anche poco, perché la signorina mi fa: ah, sentite il rumore? E la signorina mi fa: da dove le hai prese? Faccio: là. Ok, ho indicato il primo scaffale che ho visto e c'era scritto 5 sterline. Ho detto: che culo, minchia. Ah, quindi queste due in totale me le ha fatte a 10 sterline, quando in realtà possono valere anche 30 l'una. Poi il pezzo forte, io stavo cercando anche un mezzo dollaro e ho trovato la cosa più figa del mondo. Questo è un mezzo dollaro giapponese, credo, non so, cinese. Se qualcuno sa che cosa sia, se qualcuno lo riconosce, me lo dica, perché... wow. E questa l'aveva nascosta la tipa e sperava che io non la trovassi, e l'ho trovata e mi ha detto il prezzo. Costava una cosa come 45 sterline. E io appena l'ho provata ho fatto questo. Ho visto che saltava un casino. Ho visto che era bellissima. Non potevo lasciarla lì, l'ho presa. Quindi questa è la storia delle monete d'argento a Londra. Fatemi sapere se vi piacciono, per favore. Ovviamente una di queste due la regalerò a Lawrence, perché di due uguali non me ne faccio niente. Ma scotta ancora sta roba. È proprio bello sentire il rumore. Ops. È proprio bello sentire il rumore di quando cadono. No, proprio... Poi se lo volete un giorno vi faccio vedere tutte le monete che ho. Dai, vi faccio vedere qualcosa con le monete. Figo. Se volete vedere, imparare qualche tecnica con le monete, fatemelo sapere, fatemelo capire in qualche modo. E io vi lascio la playlist delle monete qui sopra, ok? Cliccatela se volete imparare qualcosa. Sta piovendo. È iniziato ufficialmente l'autunno, la parte brutta dell'anno. Però dato che noi siamo positivi, abbiamo energia positiva, anche questo è a nostro favore, perché possiamo stare a casa, essere creativi e lavorare su noi stessi. Ed è per questo che vado a giocare con la Play. Invece, magari nel futuro, se me lo fate capire, vi farò qualche tutorial con le monete. Magari anche insieme a Lawrence, che dite? Ah, sto tè fa proprio cagare.